Questa sera facciamo due chiacchiere, zanzare permettendo, so già che mi mangeranno vivo. Facciamo due chiacchiere su quello che è l'annoso problema della scelta di un telescopio amatoriale. Perché comunque oggi come oggi, diciamo che l'offerta è talmente vasta, le tecnologie avanzano, soprattutto per quanto riguarda più che altro le montature. C'è un'offerta e una variabilità incredibile. I telescopi più o meno come fabbricazione, come tipologie sono rimasti gli stessi. Ce ne sono alcuni modelli che sono andati via via degradando, nel senso che ormai sono sempre più diciamo, lasciati al passato. Una volta c'era, per iniziare consigliavano tutti il classico 114, il Newton. Adesso è un po' sparito dalla circolazione perché si tende a fare cose un po' più aperte. Comunque, vediamo di partire da zero in modo che affrontiamo la cosa non troppo tecnicamente, in modo molto discorsivo, in modo da avere un'idea di quello che sono i parametri generali di un telescopio per capire quando si va ad acquistare o semplicemente a interessarsi di un telescopio, quali sono i parametri che dobbiamo tenere in considerazione per comprare un qualcosa che poi non lasciamo in soffitta. Perché poi il destino è quello, quando ci regalano un telescopio la prima volta, chiaramente la spesa non può essere troppo onerosa, quindi ci regalano il classico telescopietto così, uno dice bello, bello, guarda due o tre cose, poi dice ok, non ho visto niente e quindi finisce in una scatola in soffitta. Quindi vediamo un attimo come evitare di far fare questa fine ingloriosa agli strumenti in modo da cercare di acquistare un qualcosa che poi andremo a utilizzare e come riuscire a sfruttare al meglio quello che andiamo a comprare. Tenuto conto che i fortunati frequentatori del nostro gruppo hanno comunque la possibilità eventualmente di toccare con mano queste cose, quindi cioè, possono farsi un pochino d'esperienza, di riuscire a capire che cosa vuol dire avere un telescopio, che cosa ci si può vedere veramente. Ok. Mi sono fatto un attimo due tracce così, chiaramente non sono slide tecniche, quindi cioè, sono discorsive, ok? E io personalmente mi sono avvicinato all'astronomia quando avevo circa 10 anni, 11 anni, e avevo il classico rifrattorino piccolo, che adesso non mi ricordo neanche se me l'avessero regalato, se l'avevamo comprato, non mi ricordo, ma comunque una robina un po' più di un giocattolo. Però mi ricordo che passavamo con un mio amico le serate a osservare la Luna. E disegnavamo la Luna su un pezzo di carta, guardavamo bene i particolari, cercavamo di riprodurre, no? Tutto perché così era affascinante vedere un qualcosa di più che non guardare a occhio nudo. Poi chiaramente la passione, dopo un po' che si fanno le stesse cose, poi ci si abitua, se ne va. E quindi quando poi mio figlio per la quarta elementare mi ha chiesto come regalo della promozione un telescopio, ne ho approfittato subito perché così, ripartivo con una passione che comunque avevo e chiaramente non essendo assolutamente a conoscenza di quello che offriva al mercato, ho cercato un po' di capire che cosa potesse andare bene. E così ho guardato un po' in rete e ho visto che appunto i classici telescopi che andavano all'epoca, qui si parla del 2008, 2007-2008, andavano questi 114 Newton, che sono sostanzialmente, come vedete in figura, dei tubi da 114 mm, quindi 14 centimetri aperti. Sono, poi lo vediamo bene, sono telescopi riflettori con chiaramente una montatura a movimenti meccanici, micrometrici, però una montatura normalissima, cioè da gestire a mano, no? E chiaramente ho cercato di spendere il meno possibile perché non sapendo a cosa andavo incontro, ho cercato un po' e abbiamo trovato un usato e quindi abbiamo acquistato lo strumento. 200 euro usato, mi ricordo ancora adesso, l'avevamo trovato alla COP da Salmoiraghi. Mai andare a comprare telescopi da uno che fa occhiali e ce l'ha lì solo in esposizione perché vi garantisco che dopo, quando poi ho capito come funzionavano le cose, io ho visto dei Newton esposti in vetrina montati al contrario, quindi già lì vi fa capire con l'apertura in basso il tappo dell'ottica, quindi meglio lasciar perdere. Comunque vabbè, abbiamo comprato questo telescopio,
l'abbiamo montato, eccetera, eccetera, e abbiamo cominciato ad utilizzarlo. Chiaramente controllando magari in internet che cosa si poteva fare, perché all'epoca io non frequentavo ancora il gruppo e quindi non avevo nessun riferimento. E quindi abbiamo provato a fare le prime osservazioni e poi abbiamo capito che montando delle cose particolari, mettendo delle webcam, facendo... Buonasera, buonasera, prego. Non trovavo il posto e quindi un quarto d'ora che giro, scusate. Scusi lei per la non esatta indicazione del... Comunque siamo qui, abbiamo appena cominciato, non c'è nessuna fretta. Sono arrivato a raccontare come ho avuto io il mio primo approccio con un telescopio, quindi sono partito da un classico telescopio da 114 mm usato nel 2008, l'abbiamo preso con mio figlio, abbiamo cominciato a giocarci, a smanettarci. Chiaramente il fatto che fosse usato ci ha permesso di trattarlo un po' così, alla grossa, quindi ci siamo divertiti anche a smontarlo, a rimontarlo, a provare a collimarlo, a fare determinate cose. Poi, dopo aver provato, soprattutto visto su vari tutorial in rete, eccetera, come si poteva applicare una webcam al telescopio, abbiamo visto che si potevano fare delle fotografie, i pianeti e quant'altro. E questa è una delle foto che ho fatto all'epoca di Giove con i satelliti, addirittura c'è un satellite che proietta l'ombra, vedete, cioè, sono immagini... E vedere così sono anche abbastanza, cioè vedendole adesso, cioè, mi vergogno anche abbastanza di una foto così, però per le prime volte che uno prova a fare un qualcosa era, diciamo che era un risultato per un telescopio così abbastanza così incentivante a proseguire. Cioè abbiamo provato veramente di tutto, abbiamo fuso anche un oculare provando a farci il sole in proiezione, poi abbiamo scoperto dopo che non si fa con i riflettori, vabbè. Questo è un altro discorso. Detto questo, vediamo come funziona un telescopio e quindi quali sono i parametri che dobbiamo tenere a mente quando andiamo a comprare un telescopio. Allora, innanzitutto i telescopi a cosa servono? Servono a farci vedere le cose più grandi di quello che vediamo a occhio nudo. Quindi, sostanzialmente, tutti i telescopi di qualsiasi tipo sono oggetti che convergono i raggi di luce che arrivano al corpo ottico, adesso non ben definito, non lo diciamo ancora, e vengono fatti convergere in un punto che si chiama fuoco, dove noi possiamo catturare questa immagine ingrandita attraverso un altro corpo ottico che si chiama oculare. Quindi sostanzialmente, avendo queste due lenti, come ha fatto Galileo, ha preso un tubo, ci ha messo una lente davanti, un oculare dietro, un tubino molto piccolo, molto lungo, non oso neanche immaginare come si vedesse male in quel telescopio, però fatto sta che gli ha permesso comunque di vedere i satelliti di Giove, per esempio, cosa che a occhio nudo non riusciamo a vedere. Quindi sostanzialmente alla base c'è questo, quindi convergere, far convergere dei raggi di luce in un punto per poi, essendo questi amplificati, li possiamo vedere. E qui c'è un po' lo schema di come funziona. Quindi, sostanzialmente, i parametri fondamentali di un telescopio sono il diametro, attenzione, non il diametro del contenitore, il diametro della lente, okay? O dello specchio, nel caso si tratti di un rifrattore. Il diametro del telescopio indica quello che si dice l'apertura di un telescopio. Quando sentite parlare di apertura di un telescopio, sostanzialmente si intende l'apertura, il diametro della lente principale. Mentre la lunghezza focale è esattamente, lo dice la parola stessa, la lunghezza che va dalla lente, dal corpo ottico principale, al punto dove l'immagine è a fuoco. Quella è la lunghezza focale. Quindi, sostanzialmente, più il diametro è ampio, più è grande, più luce entra nel nostro telescopio. E facciamo attenzione che, chiaramente, la lente non è una riga, cioè non è una misura lineare, è un cerchio. Quindi, un diametro, per piccole variazioni
di aumento di diametro, in realtà la superficie aumenta di molto di più. Quindi a piccole variazioni di diametro corrisponde una ben più grande variazione di luminosità. Quindi anche per pochi centimetri di diametro in più si aumenta di parecchio la luminosità. Poi c'è da considerare un fatto molto importante, ma quello poi lo vediamo più avanti. Non è solo la luce che entra, che è in quantità maggiore, ma per un principio ottico, più è grande il diametro, più sono i dettagli che riusciamo a percepire. Nel senso, a occhio nudo, se io prendo un pezzo di carta e disegno due righe con un pennarello abbastanza vicine, se le metto a una certa distanza le vedo che sono due righe, se le metto molto lontano io alla fine percepisco una riga solo, ok? Perché il mio occhio ha un diametro tale da percepire queste due righe solo fino a una certa distanza. Più l'obiettivo è largo, più il diametro è ampio, più riesco a percepire lo spazio che c'è fra due oggetti. Quindi se io devo fare, cioè se devo vedere delle cose in dettaglio, più ho un diametro ampio e più sono in grado di vedere questi dettagli. Comunque lo vediamo dopo. Mentre invece la lunghezza focale è quella che ci fa capire quanto il telescopio è in grado di ingrandire le immagini. Quindi più la lunghezza focale è lunga, come dice la parola, e più possiamo ingrandire. Ok? Chiaramente diciamo che gli ingrandimenti derivano dalla lunghezza del mio telescopio, però a seconda di che oculare metto, perché l'oculare che metto ha anch'esso una lunghezza focale ed è quello che ci consente a vedere a ingrandimenti diversi. Molto spesso, e mi è successo anche l'altro giorno al Priamar, quando avevamo l'Unte e stavamo osservando il Sole, è arrivato un signore e mi ha detto: ma questo quanti ingrandimenti ha? Perché è la cosa che viene spontanea per un profano chiedere: ma questo di quanti ingrandisce? Cioè, nel nostro caso non è la domanda corretta, perché io potrei ingrandire anche con piccole lunghezze focali, posso anche fare 500 ingrandimenti. Il problema è che la qualità dell'immagine, bisogna vedere cosa vedo in questi 500 ingrandimenti, nel senso che non è detto che un telescopio, perché ha tanti ingrandimenti, ci faccia vedere delle cose correttamente. Posso anche vedere una chiazza bianca, nel senso, dipende come intendiamo. Infatti, importante appunto è non riferirsi alla potenza di un telescopio come il numero di ingrandimenti. Se io posso ottenere anche 300 ingrandimenti con un telescopietto, con una focale così, con un diametro così, ci metto un oculare che faccia in modo di ingrandire tanto, però ingrandisco una cosa che è incomprensibile. E quindi per comprendere le caratteristiche del telescopio dobbiamo sapere interpretare i valori di diametro e focale. Quindi devo essere in grado di dire: questo telescopio mi dicono che ha un diametro tot, ha una focale tot, che cosa posso farci? Cioè, nel senso, cosa vedo poi in realtà? E qui introduciamo un primo concetto di capacità, per esempio, di un telescopio di essere più luminoso. Questo vale anche per gli obiettivi fotografici normali in una reflex. Per esempio, se mi dicono un obiettivo ha un rapporto focale f2.8, vuol dire che è molto luminoso. È un rapporto focale, sostanzialmente è la lunghezza focale diviso il diametro. Se io ho un telescopio di 2 metri di focale e un diametro di 20 centimetri, a parte che si esprime tutto in millimetri, quindi 2000 diviso 200 fa 10. F10 è il rapporto focale. F10 è un rapporto focale che determina un telescopio non troppo luminoso, diciamo che è abbastanza buietto sostanzialmente. Un rapporto focale F2.8 invece indica uno strumento molto luminoso, infatti gli obiettivi fotografici più performanti hanno queste caratteristiche. Normalmente uno zoom fotografico va da 5.6 a 2.8, se un obiettivo fotografico garantisce un rapporto focale sempre costante di 2.8 è un gran bello obiettivo e costa anche parecchie migliaia di euro, perché i procedimenti per renderlo così luminoso sono procedimenti di trattamento di vetri che costano un bel po' di soldi. Comunque diciamo che a noi interessa il fatto di riconoscere
per quello che ci serve, la luminosità di un telescopio, la capiamo tramite questo rapporto focale. Quindi più basso è il numero al denominatore e più luminoso sarà lo strumento. Quindi questo valore ci dà l'idea della resa del nostro strumento per quanto riguarda il suo utilizzo, per esempio, in ambito fotografico. Quindi se io voglio fare fotografia, sarà meglio che mi attrezzo a prendere uno strumento che sia il più luminoso possibile. Allora, veniamo proprio a due formulette semplici che sono abbastanza così, ce le teniamo nel cassetto, anche perché sono formule che accompagnano il nostro telescopio per tutta la sua vita, nel senso che un telescopio quando nasce viene diciamo assemblato ha queste caratteristiche intrinseche. Per tornare a prima con il discorso delle due righe che le vedo a distanza, il potere risolutivo di cui parlavamo prima è la capacità del nostro strumento di risolvere dettagli, cioè di distinguere ad esempio due stelle molto vicine tra loro come due punti separati. Quindi un telescopio avente basso potere risolutivo vedrà le due stelle vicine come un unico grossolano punto deformato. Quello è Mizar e la stella vicina, che è una stella doppia. Con un telescopio di basso potere risolutivo vediamo una palla bianca così un po' ovoidale. Con un telescopio più performante, con un potere risolutivo più alto, riusciamo a distinguere le due stelle. Questo è quello che è il potere risolutivo di uno strumento, cioè la capacità di dividere oggetti separati e capire che sono effettivamente due oggetti e non una massa informe. Il potere risolutivo viene espresso in arcosecondi. Quindi in secondi d'arco, quindi misura angolare, tenete conto di 360 gradi, dividete, prendete il grado, adesso poi lo vediamo con Stellarium comunque, il grado lo dividete ancora per minuti primi, il minuto primo lo dividete fino a ottenere i secondi, a quel punto lì i secondi d'arco sono, diciamo, la misura angolare che viene espressa da questa formula. Allora, 120 è una costante, la costante di Dawes, che descrive i principi, diciamo, di ottica per cui viene generata questa formula, diviso il diametro. Se fate il conticino, per esempio, un telescopio con un'apertura da 8 pollici, che equivale a 203 mm, quindi il classico C8 della Celestron, 200 mm, ha un potere risolutivo di 0,59 arcosecondi, che è una misura molto molto valida, nel senso che riesce a distinguere un dettaglio molto fine. Adesso vi ripeto, finiamo lo slideshow, poi andiamo a vedere un attimo bene in pratica che cosa vuol dire, cosa vogliono dire queste misure e quanto possiamo apprezzarle al di là del campo teorico, proprio andare a toccare con mano che cosa riusciamo a vedere con strumenti di questo tipo. Finalmente possiamo comunque rispondere alla persona che dice: ma questo telescopio quanti ingrandimenti ha? Per soddisfare la curiosità, ma ripeto, non è un parametro necessariamente utile per capire se uno strumento è performante o meno. Però se uno dice: ma quanti ingrandimenti ha? Semplicissimo. Si prende la focale dello strumento e la si divide per la focale dell'oculare. Però non è quanti ingrandimenti fa quel telescopio. Quanti ingrandimenti fa quel telescopio in questo momento con questo oculare? Se cambia l'oculare è già diverso. Quindi è un parametro che non è che abbia tutta questa importanza. Ok? Comunque, se F è la focale, F' è la focale dell'oculare, si fa uno diviso l'altro, e quindi, per esempio, vedete, se io dico, per assurdo, uno strumento con focale 700 mm, ok, facciamo un rifrattore, 700 mm, e un oculare da 4 mm, genera un ingrandimento di 175 volte, mentre invece uno strumento da 2 metri di focale, con un oculare da 32 mm, genera solo 62 ingrandimenti. E uno dice: beh, allora compro quello da 175 ingrandimenti. Peccato che però
una focale di 700 mm e un diametro da 10 cm non vedrà mai. Posso ingrandire tutto quello che voglio, ma non riuscirà mai a staccare quelle due stelline. Vedrò sempre una palla, la vedrò grossa così, ma ne vedrò sempre una. Non riuscirò mai a vedere le due stelline separate, perché le caratteristiche sono altre quelle da prendere in considerazione. E comunque ricordiamoci che per quanto io possa ingrandire, purtroppo la capacità di vedere più dettagli è esclusivamente legata al diametro. Io posso prendere anche un telescopio da 4000 metri di focale, che se non ha un'apertura sufficiente io non vedo praticamente, vedo delle macchie. Okay? E infatti in realtà le caratteristiche alle quali dovremmo porre attenzione sono il potere risolutivo e quindi anche la luminosità. E fortunatamente sono due aspetti che sono direttamente proporzionali allo stesso parametro, che è il diametro. Allora, vediamo i tipi di telescopio. Una carrellata veloce, perché poi alla fine della fiera tipi di telescopio ce ne sono tre, più o meno. Poi con varianti, ma più o meno diciamo che sono varianti di costruttive. Allora, il primo è il classico rifrattore, quello che ha costruito Galileo, cannocchiale, questo è un rifrattore moderno chiaramente, e quindi ha corpi ottici in vetro, quindi stiamo parlando di lenti vere e proprie. C'è una lente frontale che è l'obiettivo e la lente diciamo che si mette in fondo al fuoco, che è l'oculare. L'obiettivo è una lente positiva, quindi cosa fa? Prende i raggi di luce che arrivano sull'obiettivo, li fa convergere a un punto di fuoco e tramite l'oculare andiamo a chiaramente con la messa a fuoco. Perché si chiama messa a fuoco? Perché sposta l'oculare in modo da riuscire a mettere la lente dell'oculare sul punto dove si crea l'immagine. Ok? Basta, costruzione molto semplice, non ha particolari problemi di manutenzione, perché quando viene fabbricato viene assemblato in modo che le lenti siano perfettamente allineate, in gergo si dice collimate. E quindi io, se non ci tiro delle mazzate per terra, il mio telescopio funziona sempre in maniera egregia. È la struttura che consente una visione ottimale degli oggetti, molto nitida, molto cristallina, molto dettagliata, perché comunque non ha corpi interposti che disturbano e perturbano la luce che arriva. Poi c'è il riflettore. Ah, ecco, l'unica cosa, l'unica diciamo nota negativa del rifrattore normale è quello di un problemino con la FIGE, che è l'aberrazione cromatica. Cioè le lenti tendono ad avere questo disturbo per cui le onde elettromagnetiche della luce si comportano in maniera diversa agli estremi, eccetera, quindi vediamo un anellino, una mezza falcetta blu da una parte, una mezza falcetta rossa ai bordi. E quindi è un problema che dipende da cosa vogliamo fare, però potrebbe anche non essere non trascurabile, soprattutto in fotografia. Riflettore. Il riflettore nasce per appunto evitare questo problema dell'aberrazione cromatica. Newton si accorge che con gli specchi si riesce a catturare comunque molta luce e, curvati appositamente, si riescono a far convergere i raggi comunque in un punto di fuoco. E gli specchi sono esenti da aberrazioni cromatiche, e quindi nasce il riflettore. Il riflettore è sostanzialmente un tubo, in questo caso questo riflettore è un tubo con un'apertura davanti, la luce entra, rimbalza su uno specchio che si chiama specchio primario, la luce poi rimbalza indietro verso uno specchio secondario posto a 45 gradi, finalmente la luce rimbalza fuori dove poniamo l'oculare. Ora, la lunghezza focale di questo strumento non è la lunghezza del tubo, ma è quella comprensiva di tutti i rimbalzi. Quindi la lunghezza focale è questa, ok? Cioè la somma. Quali sono le problematiche di questo tubo? Le problematiche di questo tubo non ce n'è poche. Innanzitutto vedete che la luce in parte qui è bloccata dallo specchio secondario, quindi c'è un minimo di perturbazione che fa sì che degradi un pochino il contrasto.
dell'immagine, cioè il rifrattore, quello lassù, è molto più nitida perché tutta la luce passa attraverso l'obiettivo. Mentre invece nel Newton, purtroppo, ci sono sia gli spider, diciamo la struttura che tiene fermo lo specchio secondario, che è quella croce lì. Non so se avete visto tutte le foto che vedete della NASA, eccetera, hanno le stelline con i baffetti. E il problema è quello, perché è un problema di rifrazione degli spider che tengono lo specchio. Se voi fate delle foto con un rifrattore, le stelline non vengono con le puntine. Addirittura ci sono astrofotografi che per abbellire la scena mettono una struttura davanti ai rifrattori per ottenere quell'effetto a stellina. Sono vezzi così artistici. Poi un'altra cosa è che questo, purtroppo, ogni tanto le ottiche si scollimano per problemi termici, per colpeti, eccetera. Quindi ci sono delle viti e dei morsetti dietro che muovendoli sono a 120 gradi si riesce a regolare lo specchio, cosa che va fatta anche sul secondario. Quindi capite bene che riuscire a collimare due specchi che devono far rimbalzare la luce esattamente in un asse ottico ben definito, pena diciamo la sfocatura dell'immagine, non è proprio così banale. Ok? Quindi il problema del Newton è questo, del riflettore. In ultimo abbiamo praticamente un mix delle due cose, che sono i catadiottrici. Non è un vero e proprio mix, perché sostanzialmente il catadiottrico è un riflettore a tutti gli effetti, quindi ha uno specchio qui dietro, la luce entra dall'apertura, rimbalza verso uno specchio secondario che però non è tenuto insieme da spider di metallo, ma c'è una lente in vetro ottico, negli ultimi telescopi lavorata molto molto bene per garantire la massima trasmissione della luce, che serve anche come lente di correzione, perché lo specchio curvo purtroppo ha un difetto: mentre il rifrattore ha un'aberrazione cromatica, gli specchi generano un'aberrazione ottica che si chiama coma, e cioè sul bordo le stelle tendono a diventare ovali nella direzione, diciamo, ortogonale al centro. Quindi vedete che fa un po' un effetto di velocità della luce, no? E quindi, mentre il campo al centro è abbastanza corretto, sui bordi ci può essere questa cosa. Quindi cosa succede? Per ovviare o per limitare questo disturbo è stata creata una lente davanti, vedete che non è dritta, è sagomata, che serve ad attenuare questo fenomeno. E quindi cosa succede? Che i catadiottrici sono degli strumenti che sono formati sia da specchi che da lenti, perché poi in sostanza quella è una lente correttrice. Rispetto al riflettore classico hanno il vantaggio che questo specchio rimane fisso, che poi non è proprio vero, rimane fisso, e quindi la collimazione va effettuata solo sullo specchio secondario, con tre vitine si regola, ma è molto più semplice che non cercare di metterne in bolla due, ok? E soprattutto non c'è una deviazione a 45 gradi, ma il fascio di luce rimbalza di nuovo indietro e l'oculare è posto o direttamente qui o tramite un prisma messo, un diagonale messo per così. Anche qui la lunghezza focale è data da tutto il percorso avanti e indietro, che qui addirittura è triplicato, mentre nel riflettore che abbiamo visto prima fa 1, 2 e un piccolo tratto verso l'oculare, nel terzo invece fa proprio 1, 2, 3. Ad occhio viene subito da capire, cioè si balza all'occhio, che a parità di diametro un telescopio fatto così permette una lunghezza focale molto lunga in spazi ristretti. Cioè un rifrattore, quello con le lenti, se io voglio una lunghezza di focale di un metro, il telescopio è di un metro. Quindi capite bene che portarselo in giro potrebbe essere un po' ingombrante. Il Newton è un po' più corto perché fa due rimbalzi, eccetera, quindi è abbastanza più compatto, però neanche troppo. Il catadiottrico è estremamente più compatto. Altra cosa. Il Newton è un tubo aperto.
questo è chiuso, ok? Quindi anche problematiche di roba che entra qui dentro non ce n'è. Mentre invece su un Newton, adesso esagero, ma c'è un po' di vento, un po' di qualcosa, dentro cioè, c'è un turbinio d'aria che potrebbe anche infastidire la ripresa. C'è da dire che vabbè, questi hanno qualche altro problemino, però. Allora, vediamo i pregi e i difetti. Li ho già accennati, però riassumiamoli un attimo. Allora, il rifrattore abbiamo detto che è quello a lenti, è luminoso, sicuramente. Perché sostanzialmente i rifrattori sono più lunghi che cioè sono lunghi, ma insomma sono molto luminosi perché tutta la luce passa dentro. Quindi abbiamo immagini dettagliate e definite e non necessita di collimazione. Di contro, per ridurre le aberrazioni cromatiche sono necessarie varie lenti, quindi si parla di rifrattori apocromatici. Quindi è un procedimento di costruzione molto più costoso, perché i vetri sono vetri trattati o alla fluorite o cosiddetti ED, e costa il materiale proprio, è un vetro ottico molto molto costoso. La lunghezza è, purtroppo è quella della focale, quindi sono abbastanza ingombranti, sono più pesanti, perché le lenti pesano, e soprattutto il fatto della lunghezza aumenta anche il peso della struttura, e quindi consentono diametri, diciamo, al massimo intorno ai 120 mm. Quindi quando voi avete un rifrattore da 12 cm è già una bella, già un bel rifrattore, comincia a pesare e può essere non troppo agevole trasportarlo. I riflettori invece, in generale, l'ostruzione determinata dallo specchio secondario richiede diametri maggiori. Cosa vuol dire? Vuol dire che siccome c'è un secondario, cioè noi abbiamo il nostro tubo, ma c'è uno specchio al centro che copre gran parte. Quindi cosa vuol dire? Che se io voglio la stessa luce che mi entra in un rifrattore, devo prendere un di diametro più grande, per forza. Perché quello là non c'ha niente, il rifrattore. Il riflettore c'ha uno specchio al centro, quindi se voglio le stesse caratteristiche, devo prenderlo di diametro più grosso. Quindi ci sono i due tipi. Il newtoniano, cioè di pro la semplicità costruttiva che lo rende il più economico in assoluto, perché è un tubo vuoto con uno specchio dietro, uno specchietto davanti, fine. Addirittura c'è gente che se l'è costruiti con dei tubi in PVC, si compra un tubo, si prendono gli specchi già fatti e pian piano, insomma, con un po' di buona volontà, lo si riesce a costruire. Un rifrattore è abbastanza difficile costruirselo, a parte Galileo che se l'è fatto da solo, però se lo vogliamo di qualità, vabbè, parità di focale è poco più corto di un rifrattore, quindi risparmiamo qualcosa nella lunghezza, però più o meno. Contro, purtroppo il Newton di contro ne ha tanti. Dicevamo prima, c'è la posizione dell'oculare innanzitutto, che non so se vi ricordate dov'è l'oculare, ma l'oculare, questo è l'ingresso della luce, ed è il motivo per cui Salmo Iraghi li monta al contrario, quando li mette in esposizione, c'è l'oculare in fondo, no? Perché uno dice, mi metto giù e vedo su, invece no, il Newton ce l'ha sopra. E quindi questo è un problema, perché a seconda della posizione dell'astro, noi abbiamo visto a uno dei campi estivi un Newton di 3 metri di lunghezza, ci volevano le scalette da obitorio per andare su a... No, veramente, c'era la scala alta 2 metri e mezzo, 3, si andava su in cima a vedere, quindi... Non è che siano proprio comodissimi. Un altro contro è che, essendo un tubo aperto, se lo prendiamo di diametro abbastanza grande, se c'è del vento, l'aria turbina dentro e crea della turbolenza che inquina, diciamo, l'immagine. Necessita di collimazione periodica degli specchi, quindi è un problema perché ce ne sono due. E beh, qui poi diciamo, a seconda della costruzione, se non è fatto troppo bene, quello che regge lo specchio davanti non è fatto molto bene, diciamo che l'immagine ne risente parecchio, quindi vengono fuori delle diffrazioni strane sugli oggetti puntiformi, è un po' un problema. Diciamo che se uno prende uno strumento di buona qualità sono cose trascurabili. E veniamo infine al riflettore catadiottrico, che ha come pro lo schema ottico e l'utilizzo della lastra correttrice consentono di ottenere un ingombro molto ridotto, quindi facendo tanti rimbalzi abbiamo una focale molto lunga e quindi si può trasportare
in maniera diciamo ottimale, perché anche tubi diciamo molto, molto grandi come apertura comunque sono molto compatti. Di contro chiaramente è più costoso di un Newton perché c'è una lavorazione più spinta, c'è una lastra correttrice in vetro, ci sono meccanismi diciamo di un certo tipo che non sono così semplici da realizzare, anche se in effetti adesso ultimamente diciamo che i prezzi si sono abbastanza scesi. Chiaramente anche questo necessita di collimazione, però su uno specchio solo. E l'altra cosa è che bisogna avere l'accortezza di, visto che sono tubi chiusi, quelli molto grossi, purtroppo se li si tengono in casa e li si portano fuori, la differenza di temperatura fa sì che all'interno si creino delle condense, delle turbolenze, quindi bisogna lasciarli acclimatare. Quindi lasciarli un attimo prima di cominciare a osservare, si lasciano lì. Cioè uno dice stasera voglio osservare, li prendo, li porto fuori e li lascio fuori. Lascio fuori un po' un'oretta e si acclimatano e così. E questo l'ho provato veramente, cioè è una cosa incredibile. Uno lo porta fuori dal caldo al freddo, guarda dentro, si vede tutto ribollire. Chiaramente il telescopio da solo non basta, perché cioè, tenere in mano il telescopio e guardare il cielo non ha senso, quindi ci vuole anche una montatura. A oggi esistono ancora le montature manovrabili a mano, con le manopoline micrometriche, però direi che la differenza di spesa per prendere una motorizzata non è così elevata e direi che invece i vantaggi sono molteplici, quindi conviene sicuramente prendere una montatura motorizzata. Ci sono due tipi di montature, che sono le cosiddette montature alta azimutali, che sono molto intuitive perché è come puntare con, diciamo, con un cannoncino, cioè si alza e si gira, quindi si alza in verticale e si gira a destra e a sinistra. E quindi molto semplici, ci sono a braccio, quindi se lo strumento è leggero basta un braccino singolo che tiene il telescopio e chiaramente nella parte inferiore viene realizzato il movimento destra-sinistra, rotazione, nella parte superiore c'è un perno con un motorino che fa alzare o abbassare lo strumento, molto semplice. In quelli più consistenti come peso invece c'è una montatura a forcella, ma in realtà fa esattamente la stessa cosa, solo che invece di avere un braccio sostanzialmente ne ha due, in modo da tenere bilanciato, ma si parla di oggetti da 20 kg e su. Quindi, cioè questo qui, lì sulla sinistra, sono oggetti che pesano 3-4 kg al massimo, questi cominciano a pesare un bel po', e quindi ci vuole sostanzialmente, che questa è anche una montatura che si trova poi negli osservatori astronomici, un po' più, è una variante di questa, nel senso che poi può essere usata in maniera bivalente. E poi c'è la montatura equatoriale. La montatura equatoriale è un po' più complessa, soprattutto le prime volte da gestire, perché fa dei movimenti che non ci aspettiamo, cioè un po'. E soprattutto necessita di quello che si chiama stazionamento, ossia la montatura si chiama equatoriale perché deve muoversi in sincrono con la sfera celeste, ok? E quindi non posso metterla così, la prendo, la metto lì, ci metto sopra il telescopio e parto, perché non funziona così. Deve seguire la volta celeste. Quindi l'unica cosa che sta ferma nella volta celeste è la stella polare, polo nord celeste, e quindi va inizialmente orientata in modo che nel suo stato di quiete punti verso il polo nord celeste. A quel punto, mentre sull'alta azimutale che abbiamo visto prima, cioè perché ci si complica la vita così? Perché nella montatura alta azimutale, quando io ho puntato un oggetto, poi questo oggetto durante la notte si sposta. Voi pensate a un cannoncino con un aereo che passa, no? Io sono lì, l'aereo passa, non è che una volta che ho puntato l'aereo lì, ok, adesso sparo, perché questo se ne va. Quindi se voglio continuare a sparargli, devo seguirlo. Se questo aereo va in linea retta, più o meno ce la faccio, ma se questo aereo fa così, io devo spostarmi e abbassarmi. Quindi sono due i movimenti contemporanei che devo fare. Quindi il problema di questo tipo di montatura è quello.
che io ogni volta lo fa lei per me, nel senso che ci sono dei motori, c'è un computer che governa tutto, però comunque la possibilità d'errore, dovendo muovere due motori invece che uno, aumenta. E poi c'è anche un'altra problematica un po' più complessa che adesso poi vi spiego. Comunque, diciamo che devono essere due movimenti contemporanei. La montatura equatoriale, invece, una volta individuato l'oggetto, basta muovere il solo asse orario, e cioè questo. Questa gira così, no? Questa gira così e lassù invece gira per così. Quindi il telescopio va montato lassù. Questa è quella che, una volta puntato l'oggetto, si muove in sincrono con la rotazione della sfera celeste. Quindi, sostanzialmente, una volta che ho montato l'oggetto, io lascio stare, fermo tutto, e questa, semplicemente muovendo il solo motore che regola il moto orario, segue l'astro, e quindi con un movimento solo. Ok? Allora, riassumendo velocemente, abbiamo visto che non esiste il telescopio. Esistono vari tipi di telescopio, ognuno con dei pro e dei contro. Quindi, abbiamo elementi per decidere, tenendo conto che però ognuno poi, a seconda di quello che vuole fare, può orientarsi su un telescopio o su un altro, a seconda dell'attività che scegliamo di intraprendere. Allora, se la mettiamo sulla base della trasportabilità, il catadiottrico non ha nessun tipo di rivale, perché è quello più compatto e soprattutto, poi vediamo anche che caratteristiche in più ci dà. Chiaramente, se il budget è limitato, ed è sempre la cosa che è stata sempre la più gettonata dalla nota dei tempi, è stato il Newton, all'epoca addirittura il Dobson, che sostanzialmente è un Newton molto grande montato su una montatura altazimutale, ma cioè sostanzialmente una pedana che ruota con un braccio fisso e si muoveva a mano, perché è come avere un boiler, quindi diciamo molto molto grande, molto pesante, molto performante e soprattutto molto economico, cioè si riuscivano ad avere dei telescopi di performance eccezionali con una spesa bassissima, addirittura la gente se li costruiva, quindi sicuramente come spesa è la minore in assoluto. Poi, se uno ha la fortuna di abitare in montagna, non ha problemi quindi di peso, di trasportabilità, e vuole vedere bello nitido, allora si prende un bel rifrattore, ma grosso, ci sono anche da 150, il problema è che costano una fucilata. Cioè i rifrattori tipo i Takahashi, giapponesi, sono performantissimi, bellissimi, fantastici, ma costano tre volte tanto un catadiottrico, anche di più. Quindi, riassumendo, ormai diciamo che tutte le case che costruiscono telescopi in serie sono arrivate a un discreto rapporto qualità-prezzo. È chiaro che se andate su strumentazioni fatte ancora a mano o comunque di alta fattura, purtroppo quelle si pagano. Però restando nelle marche più gettonate, che sono la Celestron, la Mid, la Skywatcher, queste marche diciamo entry level per un uso amatoriale, diciamo che adesso più o meno le qualità si equivalgono, quindi non è che ci sia la marca più molto più valida di un'altra, appunto se non andiamo su strumenti molto molto più costosi. Quindi, evitando i telescopi che si vendono alla COP, perché chiaramente sono poco più di un giocattolo, addirittura io ho visto delle robe con le lenti in plastica, quindi lo evitiamo sicuramente, dobbiamo fare quindi attenzione a delle caratteristiche. Adesso, una volta c'era il concetto, ma bisogna partire da comunque telescopi piccoli, perché poi, adesso io non vi sto a leggere tutta la pappardella, però la sostanza è questa. Allora, io per esperienza, soprattutto quella fatta anche qui
al campus con telescopi più o meno di vari tipi, perché ogni tanto c'è qualche socio che ci porta il telescopio a far provare, a far vedere, soprattutto quelli che regalano alla comunione sono sempre rifrattori col trepiedino, no? Queste cose qua. Poi alla fine della fiera mi dicono, ma innanzitutto come lo uso? Poi cosa ci posso fare, cosa ci posso vedere? Allora, qui ci sono due ambiti. Allora, l'osservazione pura e semplice è la fotografia, ok? Allora, l'astrofilo purista considera l'osservazione perché comunque è una cosa affascinante, nel senso che quando voi vedete per la prima volta Saturno dal vero con i vostri occhi all'oculare di un telescopio, uno non si aspetta mai di vedere gli anelli, no? Dice, ma no, ma gli anelli ce li mettono sulle riviste, sui giornalini, sulle enciclopedie, ma non è vero che ha gli anelli. Finché non lo vedi non ci credi. Quando lo vedi per la prima volta e vedi gli anelli, dice, è uno spettacolo, perfetto. E questo è vero, perché è così. Quindi, diciamo, nell'osservazione che cosa permette il telescopio? Permette di vedere oggetti non visibili ad occhio nudo, tipo appunto gli anelli di Saturno, oppure nebulose, galassie, ammassi, cose che a occhio nudo chiaramente non vediamo, oppure maggiori dettagli di quello che comunque vediamo a occhio nudo, tipo nella Luna possiamo andare a vedere crateri più da vicino, possiamo vedere gli anelli di Saturno, possiamo vedere stelle doppie. In fotografia succede un qualcosa di più, perché la fotografia effettuata per mezzo di uno strumento, a volte anche semplicemente con una semplice reflex, senza telescopio, rivela oggetti non visibili dallo stesso strumento in modalità visuale. Cioè io guardo dentro un oculare e dico, vabbè, sto vedendo delle stelle, non vedo nient'altro. Metto una bella macchina fotografica lì, aspetto 30 secondi di esposizione, guardo dentro e perbacco che ci sono un sacco di cose in più. Per un motivo molto semplice. Ah, e soprattutto in visuale non vedo colori. Cioè, io non ho la percezione dei colori. C'è un motivo. Quindi, finisce che quando uno prende un telescopio e guarda in visuale, alla fine dice, vabbè, ma io vedo le stelle, vedo dei puntini, pianeti, guardo delle palline, sono piccole, non è che mi entusiasmi, sì. Prima volta Saturno, bello, la seconda volta Saturno, bello, la quarta, quinta volta, sì, l'ho visto, ma cioè, non... E ripeto, soggettivo, perché poi c'è gente che continua tutte le volte... Gli oggetti sono sempre quelli, soprattutto in visuale. Cioè, nel senso, adesso qualcuno magari se ne avrà a male, i visualisti puristi se ne avranno un po' a male, però obiettivamente... Quando si portano, quando qui al gruppo vengono le scolaresche oppure vengono soci nuovi, eccetera, gli si fa vedere per la prima volta, per esempio, Saturno, oppure, non so, M57, che è una galassia ad anello, oppure altri tipi di galassie, eccetera, chiaramente rimangono estasiati, perché comunque è la prima volta che si rendono conto che si possono vedere oggetti lontani, milioni, miliardi di chilometri, a occhio, così, a occhio nudo, tramite un telescopio. È chiaro che poi... Quando uno è entrato nella fase post entusiasmo, le cose diventano abbastanza date per scontate, no? Nel senso che ormai si sono acquisite e quindi va bene, bello, so che è lì e da solo vedo, sì, ok, è lui, anche perché non è che cambiano molto questi oggetti, cioè Orione, la nebulosa di Orione è così da... miliardi di anni, lo sarà così, cioè nel senso non possiamo apprezzare, anche perché sono oggetti che non riusciamo neanche a immaginarne le dimensioni, cioè, quindi è abbastanza difficile. Quindi il problema è che l'osservazione visuale ha sicuramente dei limiti, anche perché oggi tra telescopi spaziali, sonde e quant'altro abbiamo una percezione del cosmo che è ben al di là di quello che vedevamo parecchi anni fa. Adesso Hubble ci regala delle immagini veramente... adesso io non dico che con la fotografia si riesca, cioè lì ci vuole un telescopio spaziale, però voglio dire, effettivamente il rischio è quello che quando una persona compra un telescopio convinta di vedere un qualcosa e poi vede che non riesce a superare determinati limiti, può essere un po' così frustrante.
Infatti, se voi guardate in visuale, per esempio, la galassia di Andromeda, che una volta era la galassia che si poteva vedere anche a occhio nudo, adesso la si vede ma sotto cieli veramente bui, perché sennò non si vede più, e anche all'oculare di un telescopio comunque diciamo che si vede che c'è un qualcosa. Infatti Andromeda era stata scambiata per una nebulosa, infatti si chiama la grande nebulosa di Andromeda, in realtà è una galassia, quindi vuol dire che si fa fatica a capire che è una galassia, si vede che c'è un qualcosa di molto chiaro, molto luminoso, che ha un nucleo, qualcosa, però non si capisce che è una galassia subito. E quindi si vede un bel batuffolone azzurro, no? Sempre questo azzurrino. M13 anche, si vede un batuffolino, con un telescopio più potente si vedono le stelline, però anche lì si fa fatica. M57 si vede che è un anellino, è una nebulosa ad anello, si vede un anellino scuro, tra l'altro è anche difficile vederla all'oculare. E Saturno, ripeto, si presenta come una pallina gialla col cerchietto intorno. E quindi, insomma, rimaniamo un po' così. Però i limiti non sono dello strumento. Il limite è il nostro occhio. Ok? Infatti, le nebulose sono formate da gas, che praticamente il gas è una materia che... Cioè, questi oggetti sono molto elusivi, nel senso che ci vuole un occhio allenato per vederli bene nei loro dettagli. Anche perché... Cioè, si estendono per miliardi e miliardi di chilometri, quindi sono semitrasparenti, cioè è difficile apprezzarli così con l'oculare. Tra l'altro, dicevo, ci sono degli oggetti tipo M57, che è la nebulosa Anello, che è talmente debole come luce che si può osservare all'oculare solo tramite la visione distolta, ossia non si può guardare direttamente l'oggetto, bisogna guardare leggermente di lato e ci appare più nitido. Questo per un problema del nostro occhio, che il nostro occhio, la retina, ha coni e bastoncelli. I bastoncelli sono i responsabili della luminosità, ma non hanno il colore. I coni responsabili del colore non sono dei fotoricettori molto sensibili e quindi il nostro occhio cerca di vedere con quello che ha. Che, siccome i bastoncelli sono sulla parte esterna della retina, se noi guardiamo col centro dell'occhio l'oggetto non lo vediamo, se guardiamo leggermente di lato i bastoncelli lo vedono, lo percepiscono, ma non è mai una visione. Cioè, tra l'altro bisogna allenarlo un po' l'occhio per riuscire a ottenere una visione distolta come si deve. E, ripeto, individuare i colori è impossibile, perché i nostri coni sotto una certa soglia non percepiscono luce e quindi tantomeno il colore. A questo punto l'unica cosa che ci viene incontro, ma ripeto, non per colpa dello strumento, per colpa di come siamo fatti noi, del nostro occhio, l'unica cosa che ci viene incontro è la fotografia. Ok? E anche qui, non è che, facciamo la foto, benissimo, la prossima volta... Orione è diversa, no, cioè, faccio la foto a Orione, fra 10 anni la rifaccio uguale, non cambia niente, ok? Però è un po', qui l'ho scritto perché è proprio quello che secondo me si prova, no? Cioè, foto in internet della Tour Eiffel ce ne saranno? Voglio dire, ce n'è, no? Però se noi andiamo a Parigi una foto alla Tour Eiffel la facciamo, perché? Perché ci siamo stati, ok? Cioè, questa foto l'ho fatta io e questa secondo me è un po' la sfida che a noi appassionati di astrofotografia, di astrofili, eccetera, è quella che ci tiene vivi. Nel senso, a me personalmente, a me piace immortalare gli eventi, no? Nel senso, sono stato qui, faccio una foto perché così mi ricordo che c'ero, è bella, l'ho vista, me la ricordo, perché poi col passare degli anni si tende a ricordare cose che poi in realtà non sono mai avvenute. Non so se vi è capitato, questa cosa me la ricordo, mi ricordo quella foto dove io ero lì a destra, poi la vai a vedere, eri a sinistra. Oh. Invece faccio una bella foto e così ricordo. Tant'è vero, come abbiamo sperimentato al Priamar durante La scienza nello zaino, che cominciano a uscire gli accessori per poter fare delle fotografie con il cellulare direttamente su quello che viene visto al fuoco dei telescopi.
Perché? Perché adesso la macchina fotografica più diffusa fra tutti è il cellulare, lo smartphone. E ci hanno visto lungo, perché noi in due giornate di osservazione ne abbiamo fatte fare un bel po' di fotografie, perché comunque è una cosa, cioè uno arriva lì, butta l'occhio dentro al telescopio solare, non ha mai visto il sole in H-alfa, dice che bello, che bello, che bello, non può fare la foto al sole, ci vuole uno strumento così. E allora con questo strumento uno mette il cellulare lì e fa la sua foto, non è che una foto eccelsa chiaramente, però comunque è un bel ricordo. E quindi passiamo alla slide successiva. Allora, questa è una simulazione fatta con Stellarium di come appare Saturno all'oculare da 8 mm, e 8 mm vi garantisco che è un oculare molto spinto, cioè è permette un bel po' di ingrandimenti. Fate 200 diviso 8 e avete il numero degli ingrandimenti. All'oculare da 8 mm su un Celestron C8, quindi ho già una focale di 2000, quindi non è un rifrattore, è una bella bestia. Questo è Saturno. Chiaro, qui c'è il cerchietto simula, non so se neanche se si vede, qui c'è il cerchio dell'oculare è qui. Ok, quindi voi buttate l'occhio dentro, chiaramente vi aprirà, però sostanzialmente si vede grosso così. Si vedono gli anelli, perché si vedono gli anelli, bellissimo, fantastico, finalmente sappiamo che Saturno ha gli anelli, ok? Però, insomma, questo è lo stesso strumento, C8, Celestron C8, con l'ausilio di una piccola lente duplicatore di focale, una 2,5x, ok? E una webcam normalissima, da computer, messa al posto dell'oculare. Ok? A colori, si distinguono i colori, mentre prima vedevo una pallina gialla, qui vedo le fasce, vedo addirittura la divisione di Cassini, che è quella divisione fra gli anelli di mancanza di materiale. E vi garantisco che questa non è una foto splendida, è una foto mediocre. Ho visto foto molto... Cioè, questa l'ho fatta io dal terrazzo di casa, quindi non servono neanche cieli bui. I pianeti sono luminosi di loro, e quindi... Però voglio dire, non diamo subito la colpa allo strumento, schifo, non vedo niente, lo caccio in cantina. Momento, andiamo di... riuscire a sfruttarlo al massimo prima di cacciarlo via. Adesso poi vediamo altre cose. Allora, suggerimenti all'acquisto. Adesso qui io, non guardate le marche, no, diciamo andiamo per tipologia. Allora, e poi vi racconto anche cosa succede con queste cose. Allora, questo è un telescopio della Celestron, è un Newton, quindi un tubo aperto, e ho preso in considerazione solo telescopi con montature motorizzate e con computer, quindi sistemi di puntamento automatico, database con migliaia di oggetti all'interno, voi cliccate sull'oggetto che volete vedere, questo lo punta, lo insegue e fa tutto. Okay? Questo ha un'apertura di 130, quindi un'apertura già più grande, più ampia, quindi se siete stati attenti vuol dire maggiori dettagli, maggiore luminosità, del più grande rifrattore che ci si può permettere sul mercato adesso, perché i rifrattori al massimo li trovate da 120. Quindi questo è già un po' più grosso. E ricordatevi che un centimetro di diametro vuol dire un bel po' di luce in più. Ha una focale di 650, quindi compatto. F5 vuol dire molto luminoso, abbiamo visto prima, no? Che è più piccolo il numero al denominatore, e più luminoso è l'oggetto, quindi per la fotografia va bene. Montatura azimutale a braccio, motorizzata, prezzo 500 euro circa, poi a seconda di dove si compra, può stare 50 euro in più, 50 euro in meno. Allora dice, 500 euro. E qui chiaramente bisogna capire qual è, diciamo, il budget, la possibilità, eccetera. Però, vabbè, comunque, andiamo avanti.
Questo è un catadiottrico, è un Maksutov, è un tipo di catadiottrico, diciamo, molto compatto, ha una bella focale perché pur essendo molto compatto ha 1,5 metri di focale, 1500 di focale. È un po' buietto perché è un F11.8, quindi non è proprio luminoso. Diciamo che purtroppo il Maksutov hanno fatto una lavorazione delle lenti che toglie un sacco di aberrazioni, è molto performante come oggetto in sé. Purtroppo è un tipo di lavorazione che non si riesce a portare sopra i 127 mm perché diventerebbe una cosa costosissima. E proprio anche perché ci sono dei limiti fisici di come fare la lente adattatrice, la lente, scusate, correttiva, è proprio una questione di tecnica ottica, non, più di 127 non è fattibile per problemi qualità-prezzo e quindi questo è il massimo. E con una focale di 1527 è chiaro che è buio e è così, quindi fotograficamente non è proprio il massimo perché è così, e quindi diciamo che forse va bene più per il visuale, ok? Però è molto compatto e costa uguale, costa 600 euro, ok? E chiaramente è meno ingombrante del Newton di prima. Rifrattore, questo è il classico rifrattore, diciamo il top delle dimensioni, però vedete che questo è un 1000 di focale, è un 120 di diametro e costa 415 euro solo lui, senza montatura. Ok? Questi di prima, guardate la risoluzione, questi risolvono 0,92 secondi d'arco, dettagli abbastanza piccoli. Questo 0,94, questo 1. Quindi dettagli un po' più grandi, cioè non ci arriva a fare, ok? Va benissimo su Luna, pianeti, fotografie di campi molto, molto ampi, tipo nebulose, queste cose qui, perché è molto luminoso, cioè è molto più luminoso, è un F8.3, quindi decisamente va molto bene. Però la montatura che lo può tenere su da sola costa 600 euro. Quindi 600 più 400, 1000. Ok? Poi andiamo finalmente sulle catadiottrici di tipo Schmidt-Cassegrain. Questo è un Celestron Nexstar 6, quindi è un 150 mm, quindi un diametro più grande di tutti quelli che abbiamo visto prima. La stessa focale del Maksutov 1500, questi sono tutti F10, cioè un principio costruttivo che praticamente c'è un rapporto di 10 sempre esatto tra la lunghezza focale e il diametro. La risoluzione è 0,8, quindi dettagli ancora più piccoli. Solite storie, montatura, devi montare 40.000 oggetti nel database, eccetera, eccetera. La lastra correttrice ha veramente delle caratteristiche ottime perché noi tra l'altro li abbiamo provati, sono luminosissimi cioè sono F10, però in realtà quando ci guardate dentro sono molto luminosi, cioè si vedono bene gli oggetti, trasportabilissimi, una valigettina proprio, questo lo schiaffate in macchina, andate dove volete, e questo già si riescono a fare fotografie di pianeti e di quant'altro. È chiaro, l'apertura non è proprio tantissimo, però è già di più dell'altro. E qui siamo a 1150 euro, tutto compreso. Dopodiché arriviamo a quello che è il telescopio assolutamente più diffuso, penso, sulla faccia della Terra. Celestron C8. Celestron C8, io ne sono felice possessore, non con questa montatura perché quella che io non la fanno più, e purtroppo la Celestron forse è meglio che smetta di fare montature e si dedichi più ai telescopi, perché non è che siano un granché queste montature, però ce ne sono analoghe dello stesso prezzo. A
Allora, questo ha un'apertura di 203 mm, quindi un dettaglio di 0,59 secondi d'arco. Vi garantisco che è un dettaglio molto molto fine. Una lunghezza focale di 2000, quindi vedete che è sempre un rapporto di f10, quindi luminosità normale, montatura eccetera, che fa anche il caffè, con computer eccetera eccetera. Questo è, diciamo, l'entry level dell'astrofilia, chiamiamola prosumer, cioè un consumer professional. Diciamo che è il primo strumento che consente di fare fotografia a buon livello. Versatilissimo, perché comunque continua a essere un ingombro minimo, cioè 20 centimetri, ma cioè è un barilottino, però lo si porta comodamente in giro tranquillamente, la montatura si smonta, si piega, eccetera, eccetera, non pesa, cioè queste montature riescono a sorreggerlo tranquillamente. E chiaramente per un uso fotografico con tutti gli accessori sopra, eccetera, le montature, queste qui sono un po' al limite, però si riescono a fare buone cose. È chiaro che il prezzo lievita a 1.855 euro. E il problema probabilmente è anche lo sfavorevole tasso di cambio con il dollaro, perché io all'epoca, 5 anni fa, lo pagai 1.300 euro con montatura tutta. Adesso siamo a 1.800, però magari chissà. E adesso viene, diciamo, il... poi sotto ho messo il fratello maggiore 9.25, si è dimostrato il top per qualità e trasporto, nel senso che il 9.25 è sostanzialmente identico. È un 235 di diametro e 2350 di focale, sempre F10. Quello però è un oggetto molto ben riuscito, nel senso che hanno azzeccato proprio tutte le proporzioni e il non plus u, cioè il 925 ha un rendimento veramente, pur mantenendo ancora un prezzo abbastanza contenuto, perché siamo poco sopra i 2000, 2003 più o meno con tutto qua. Dopo si passa a telescopi, diciamo che sì, uno si può permettere, però cominciamo ad andare sui 4000 e fischi. Allora, la questione è questa adesso. Poi c'è il LUNT, che è un discorso a parte, telescopio di nicchia, osservazione solo del Sole, in H-alfa, grossissime soddisfazioni. È un rifrattorino, non ha niente di che, perché questo è un 50 ed è, diciamo, l'entry level proprio. Poi noi, ci sono i 60 che ha Riccardo, ci sono gli 80 che abbiamo noi come gruppo, ma il prezzo sale in maniera logaritmica, proprio esponenziale, perché il procedimento di costruzione è molto molto particolare e soprattutto molto molto preciso, e abbiamo riscontrato in effetti una qualità estrema. Una volta c'erano i Colorado, che erano gli unici telescopi solari, ma secondo me non hanno niente a che vedere con la LUNT, anche perché i creatori del LUNT sono ex dipendenti della Colorado, che si sono aperti una fabbrichetta per i cavoli loro e si sono messi in proprio e hanno fatto veramente uno strumento di pregio. Io ho visto dei paragoni di nitidezza fra foto fatte col Colorado e foto fatte col LUNT, non c'è paragone, proprio un'altra cosa. A parte che il Colorado arriva solo fino a una certa apertura, poi non c'è più niente. Ci sono delle alternative, ma sono alternative modulari che si applicano a un rifrattore normale. Quindi viene fuori un treno di roba, di filtri, eccetera, che primo bisogna stare attenti per la sicurezza, perché comunque stiamo osservando il Sole, soprattutto nel nostro campo con scolareschi, eccetera, eccetera, bisogna stare molto attenti. Questo garantisce una sicurezza estrema, perché te lo vendono in blocco con già tutti i filtri di bloccaggio e tutti gli apparati di sicurezza. Quindi questo nasce così. È chiaro, ci si vede solo il Sole. Però fidatevi, il Sole dà delle gran belle soddisfazioni, perché ogni giorno è diverso. A differenza di Saturno, che ha fatto una volta, ha fatto due, ha fatto tre, varia un po' l'asse di come sono disposti gli anelli, ma una volta che uno dice la sfida è conclusa, ce l'ho fatta, mi è venuto bene, poi si può archiviare, passare ad altro, perché poi non c'è un granché. Il Sole ogni giorno dà veramente delle soddisfazioni. È chiaro, il prezzo è alto, perché questo è 1.170 euro solo l'ottica, solo lui, però qui va bene una montaturina semplicissima da poche centinaia di euro, ma poche poche veramente, con 200-300 euro si fa. Questi sono i risultati che si possono ottenere senza troppi sforzi, direi.
E quindi diciamo che vale la pena per uno che è appassionato. Però è uno strumento, secondo me. Allora, diciamo che c'è il nostro socio Walter Guzzo, che ormai si è specializzato su fotografia solare. Lui ha un 60 e da quando è passato al sole ha venduto tutto il resto. Cioè, le fotografie al buio non ne fa più, anche perché è più comodo farle di giorno. C'è meno freddo. Poi il sole c'è sempre. Mentre invece Saturno ci sono dei periodi che non c'è, per esempio. Allora, tiriamo un po' le conclusioni. Allora, innanzitutto, prima di acquistare un telescopio, dovete capire se è curiosità o passione. E quello dovete sapere voi. Soprattutto se è curiosità, è grazie, cioè frequentando gruppi come il nostro, che si può capire se la curiosità può diventare passione, perché avete l'opportunità di provare questi strumenti. Noi siamo a disposizione, ci sono le serate osservative, venite, guardate, capite che cosa si può vedere, che cosa si può fare. A volte facciamo solo osservazione, a volte facciamo fotografia, capite le differenze, capite dove si può arrivare, capite quali sono i limiti di una e dell'altra filosofia. E soprattutto diciamo che ci sono, oltre a quello che vi ho fatto vedere stasera, ci sono altre mille applicazioni, perché c'è lo studio delle stelle variabili, ci sono gli esopianeti da scoprire, ci sono meteoriti, ci sono comete, cioè molte delle comete, dei meteoriti che sono stati scoperti ultimamente sono stati quasi tutti scoperti da astrofili, perché gli enti spaziali non hanno tempo di dedicarsi a queste cose. Quindi diciamo che uno con un telescopietto amatoriale si mette lì, punta una zona di cielo, fa delle fotografie, le compara e si vede che ci sono delle diversità, dice che cos'è questa diversità, da lì si indaga e poi si fanno delle scoperte. Quindi non servono telescopi da 40 cm di diametro, da 80. E quindi diciamo che per quello che è stato il mio percorso, quindi preso il Newton, piccolo, usato, aperto, eccetera, eccetera, fatte le foto, fatte tutto, visto che cosa, cioè l'ho spremuto, poi ho visto cosa riuscivano a fare gli altri con un diametro il doppio del mio, ho detto, infatti dov'è il mio Newton adesso? In cantina. Preso il C8, cantina io ce l'ho di sopra, ce l'ho in soffitta. Soffitta. Però soffitta è più nel tuo appartamento, no? Invece la cantina è condominiale, no? Però guarda, divagazione. E invece il C8, seppur avendolo da diversi anni, è sempre lì, tranquillo, vorrei passare, chiaro, a di più. Però chiaramente il budget è quello che è, quindi lo spazio in casa è quello che è, e quindi se mia moglie mi vuole ancora tenere così, perché mi ricordo, abituata al 114, che è un giocattolino, un tubetto così, messo lì in una nicchia, quando è arrivato al C8 e che ha visto sta affare qua, ha detto, cioè, dove lo mettiamo? Poi è anche un bel oggetto d'arredamento, una volta che ha messo lì fa figo, no? Il telescopio. E quindi diciamo che alla fine io qui ho scritto: se hai curiosità, frequentate un gruppo come il nostro e cercate di capire se può diventare passione e di conseguenza acquistare lo strumento più performante che il vostro portafoglio può consentire. Perché secondo me, vista l'esperienza che ho avuto io, è inutile, una volta che avete capito cosa si può fare, prendere prima, perché tanto poi, perché è più facile che lo mollate lì, perché non riuscite a farci niente. Cioè, telescopietti anche tipo il Celestron, quello il 130, così, carino, 500 euro, va bene, 500 euro non sono 1100 del C6, però è anche vero che sono 500 euro che non utilizzerò mai più. Ok? Poi, un C6 ha un mercato. Walter, che aveva il C6, ha venduto tutto in blocco tranquillamente. Vabbè, Walter, cioè, ormai abbiamo visto che li compra alla prima. Però voglio dire, anche capire se è uno strumento a mercato. Cioè, se voi prendete una montatura meccanica con un telescopio piccolo, così, no? Non ve lo compra nessuno. Se prendete un Celestron C6,
spendete 1500 euro, ma se domani volete comprare il C8 state tranquilli che ci sei, lo vendete, ma proprio sicuro come l'oro, perché comunque chi inizia, inizia più probabilmente da quello. Poi, una volta avendo il telescopio, cominciare a sperimentare, provare a fare foto, provare a piazzarci una webcam, una macchina fotografica, capire, venire da noi, capire come si fanno le fotografie, provarle qui da noi, riuscire a capire come si raggiungono certi risultati. Gli oggetti da fotografare sono tantissimi e questo vi fa capire che se effettivamente, cioè vi può fare da banco prova per capire se è una cosa che vi può interessare o meno. Diciamo che poi alla fine è una sfida, no? Quindi the winner is, dovendo optare per il telescopio factotum, con predilizione alla fotografia in alta risoluzione. Cosa vuol dire alta risoluzione? Vuol dire questo. Questo è un Saturno fatto nel 2003, quindi con una webcam veramente scarsa. Cioè nel 2003 la Philip Vesta Pro era veramente... All'epoca era una cosa fantastica, ma adesso ci sono delle camerine che fanno miracoli in confronto a questa. Eppure con questa, con una webcam da computer, ho capito, aveva un 305 di diametro, quindi dettagli a go-go. Però, voglio dire, nel 2003 è riuscito a fare questo. Questa qui, se lo dite in giro, la fate vedere, vi dicono che è stata fatta da una sonda spaziale. Ma dove è stata fatta? Questo qui è in Francia. È un francese, Thierry Legault. Ma ce ne sono altri due o tre bravi che fanno cose. E vi ripeto, questa è stata fatta con una telecamerina da 4 soldi proprio. Adesso ci sono delle camere che fanno miracoli. E quindi la questione è che, secondo me, se dovete comprarvi un telescopio, compratevi un catadiottrico. Quindi uno Schmidt Cassegrain, un C6, un C8 se ce la fate. Perché alla fine è quello che userete sempre. Pianeti, luna, sole, con appositi filtri, non chiaramente in H-alfa, ma comunque eclissi, passaggi, macchie solari, profondo cielo, galassie, nebulose. Poi qui ho dei testimoni a supporto, no? Tutti noi abbiamo tutti degli Schmidt Cassegrain. Perché, diciamo, il rifrattore lo compri come secondo strumento. Vuoi fare delle nebulose ad ampio campo. Il problema di questi catadiottrici qual è poi in sostanza? Che se vuoi fare fotografie di profondo cielo sono troppo potenti. Cioè sono, non di profondo cielo, di nebulose ad ampio campo. Cioè, non so, le M31 oppure Orione. Sono talmente grosse che con una focale così lunga non ci stanno. Però ci sono i riduttori di focale. I riduttori di focale sono delle lenti che, interposte fra il telescopio e la macchina fotografica, riducono la focale. Esatto. Tipo il riduttore... L'opposto da barlo. Il riduttore che abbiamo noi, che sono degli F6,3, riducono la focale, appunto, dividi per 6,3, cioè, scusa, in percentuale, però automaticamente cosa succede? Che diventano più luminosi, oltretutto, perché diminuendo la focale aumenta la luminosità. Quindi vuol dire in fotografia tempi di esposizione più brevi, quindi meno problemi di ISO, di rumore nel sensore, di movimenti, eccetera, e si ottengono dei risultati notevoli. È chiaro, poi se il portafoglio lo consente, c'è un limite, Il limite è che se prendete un C14, che è una bestia, è il massimo della Celestron C14, il problema qual è? È che poi, sì, ha un potere risolutivo della Madonna, vedete dei dettagli finissimi, ma se c'è una serata del cavolo come questa, non vedete, cioè non come questa, anche tersa, ma... con la turbolenza che abbiamo noi, alla fine il gioco non vale la candela, nel senso che poi alla fine della fiera foto come quella che ho fatto io di Saturno, qui per esempio, vedete,
Questi sono i miei figli un bel po' di anni fa col 114 fuori dalla finestra di casa, con la webcam appiccicata, vedete, con degli accrocchi, con scotch, eccetera, eccetera, e abbiamo fatto questa foto qua. C'è Giove, si vedono le strisce, si vedono i satelliti, no? Questo è il primo step, però perseverando si arriva a questo. Ok? Questo, sempre fatto dal terrazzo di casa, eccolo lì, con un C8. Tra l'altro lì sul monitor del computer lo vedete in diretta, non è la stessa foto, però comunque lo vedete come si vede sul monitor, cioè quella è in presa diretta. Quindi voglio dire, se già si vede così. E quindi voglio dire, sere così però ce ne sono una ogni. Io ne ho 1.000 foto di Giove, questa assolutamente è la migliore. Purtroppo viviamo in una zona che è quello che è, purtroppo la Liguria è soggetta a vento perenne, le zone di calma sono. Si fotografa bene dalla Valpadana, perché sì che c'è la nebbia, ma la nebbia influisce pochissimo sulla fotografia astronomica ad alta risoluzione, perché comunque l'aria è ferma e quindi si riesce a fotografare bene. Qua purtroppo. Poi vabbè, diciamo che ci sono 1.000 problematiche, perché poi se uno va a vedere bene. Cioè, riuscire ad avere le condizioni ottimali, per esempio, per fare foto dettagliatissime, le ottiche devono essere collimate alla perfezione. Quelli che lo fanno proprio tutte le sere, li collimano tutte le sere i telescopi. Dopo averli lasciati riposare 2 ore prima, in modo che si acclimatano, in modo da avere, non avere distorsioni meccaniche dovute a calore, eccetera. Quindi, diciamo che è una sfida, nel senso che ci vuole la voglia, eh. Per non parlare, allora, la fotografia planetaria, tra virgolette, è semplice, nel senso che non servono montature pazzesche, perché la fotografia non è una fotografia a lunga esposizione, sono filmati e quindi non è un problema. Tanto vengono scartati tutti i fotogrammi che non vanno bene, poi si fa. Quindi non serve una montatura stabile. Fotografia di profondo cielo è tutta un'altra storia. Fotografia di profondo cielo vi porta a perdere perché. Diciamo che è un circolo vizioso, perché cominciate a mettere più peso sullo strumento, perché macchina fotografica, cavi, autoguida, tutto, allora mi serve una montatura più grossa, però allora visto che ho la montatura più grossa mi compro telescopi più grossi, cioè è una roba che non finisce mai più e soprattutto ci vogliono cieli bui. Noi qui con la specola abbiamo allestito tutto per fare fotografie a lunga esposizione, ma tra virgolette a scopo didattico, perché se volessimo fare della fotografia a scopo artistico, tra virgolette, col cielo inquinato che c'è qui. Peraltro qui è una zona ancora abbastanza buia, perché siamo leggermente fuori centro. Qui si vedono ancora le Pleiadi a occhio nudo, cioè in una serata buona, ma se niente niente c'è un po' di foschia, viene fuori tutta la luce del porto, della città, non vedi più niente. Cioè, quando tu allunghi i tempi di esposizione, vedi il cielo bianco e non vedi niente. Quindi fotografia a profondo cielo, per carità, bellissima, una bella sfida, ma è riservata a altre zone, monti, bricchi, naso di gatto. Che per carità, ecco lì, allora vado a naso di gatto, buio, riesco a fare delle belle fotografie. Devo avere uno strumento che prendo, carico, riesco a trasportarlo, perché se mi porto dietro un bidone, un boiler dell'acqua calda, cioè ogni volta, e poi col minimo devo essere in due, perché cioè, Sandro ha, cioè, ancora il 300, lì ha un bellissimo Newton 300 2000, quant'è? 1050, no, 1500-300. 1500, quindi è un F5. Pesa. No, non pesa neanche, Il peserà. problema è che ha una leva che se dai una biccellata in un punto prima che si stabilizza la montatura, che peraltro è una montatura massiccia, però comunque i Newton sono così, cioè. Purtroppo hanno quel problema lì. E quindi diciamo che la fotografia astronomica di profondo cielo è molto bella, ma ahimè, molto. Va bene, quindi avete capito che cioè, o cata diottrico o niente. Grazie mille.